testa qua che poi ci sei te. Eh? Vado? Aspetta, Vittorio, te dico. Intervistiamo per primo il presidente Paolo Rossi, il quale ci elencherà le vittorie di questa squadra. Beh, quest'anno qualcosa abbiamo vinto. Abbiamo fatto un primo posto a Casamatti, un terzo, un secondo a Coli e un terzo a Romagnese. Dunque, prima però abbiamo vinto qui a Salso. Beh, andiamo indietro un po' col tempo, ma... L'anno scorso abbiamo fatto un primo Salso. Quando poi c'è stato Lupo che ha preso le scarpe a chiodi. Vabbè. E Vittorio come segnalino. Adesso il presidente ci ha detto tutte le vittorie che abbiamo avuto. Alla mia destra c'è il bomber Prega, il quale ha promesso per domani due gol per il sostenitore di Marsaglia. Sentiamolo. No, i due gol non li posso garantire, però spero che basti uno, poi se viene il secondo meglio ancora, poi vedremo. Adesso volevamo parlare con Bertoncini, che in silenzio stampa è in disaccordo con la società. Inquadriamo Bertoncini che vuole... Vieni Bertoncini, dai, vieni che ti faccio due domande. Vieni qua. Prima cosa deve spiegare il disaccordo con la società da cosa è nato. Pile. Motivi finanziari. Ma pare che ci sia stato qualcosa sul gol subito domenica scorsa. Anche, sì. Ma con chi ce l'ha? Con Prega perché non ha segnato? Sì, perché non si può. Fai troppi gol. Esatto. Sentiamo Prega cosa dice. Può darsi. Questo è vero, non può darsi. Beh, se lo dicono i miei compagni di squadra, mi riprenderò domani allora. Però pare che l'ultimo gol il Bobbio l'abbia preso per colpa di un difensore. Certo, per te. Non è vero, nego tutto. Nega anche l'evidenza. Allora? Allora, domani si vedrà. Domani? Si vedrà. A che ora ti presenti al campo? Alle 3 in tribuna. Vittorio, abbiamo deciso di mandare Vittorio a chiamarti alle 11:30 per vedere. In casa domani, non ci sono. Come facciamo? Momentaneamente assente. No, due meno un quarto a Marsaglia, è il tuo capo. Va bene. Adesso parliamo col capitano. Per gli affari. Dai. Rocca? No, il capitano vero sei te, poi c'è Rocca per altre partite. Adesso vieni qua te. Giro di qua, vieni avanti. Dai, Brega, lascio sedere qua. L'appello del sabato. Questo è l'appello del sabato. Io parlo solo per la situazione del Bertoncini. No, è basta, bravo. Senta, scusi, Bertoncini è eliminato dalle... chiediamo un chiarimento a Tagliaferri per la situazione di Bertoncini, suo vice capitano. Ha avuto un attimo di pazzia, ma presto si riprenderà. Domani regolarmente in campo. Ma qua... Sentiamo Bertoncini. Non risulta. Allora, domani cosa si fa? Domani si spera di vincere. Speriamo che, dato l'esordio del portiere Boccaccia, domani speriamo che il suo amico Bertoncini abbia la forza e il coraggio di aiutare il suo amico Boccaccia. Non come domenica scorsa. Certamente. Boccaccia! Dai. Bertoncini promette che non farà più. Sì. Intanto Brega adesso dà una distorsione alla caviglia, però pare che... Va bene, allora si parte da 2-0. E invitiamo anche allo stadio... Questo è il nostro compaesano Lodovico, lo conoscete tutti,
Domani pare che parte titolare, vero? Ma, stando alle ultime notizie direi di sì, poi dopo dipende sempre dall'allenatore e dai compagni. Dall'allenatore e dai compagni, ma con dei compagni come Bertoncini c'è mica da stare tanto tranquillo? Eh beh, se giocasse c'è da stare tranquilli, non giocando... Un attimo. Non c'è solo Bertoncini, sono anche gli altri giocatori. noi abbiamo già un rapporto già da parecchio tempo quando giocavamo nel mitico Perino, difesa del Perino, e anche adesso abbiamo un po' di... anche giocando così in allenamento ci intendiamo ancora, via. Se io stamani gioco e Bertoncini giocasse mi sentirei più sicuro. Più sicuro, però quando passa il pallone indietro non lo passa bene. Ma io sono Boccaccia, no? Ci sono anche altri portieri che giocano in un modo, io spero di fare bene, come sempre faccio il mio vero. Bertoncini pare che domani non voglia presentarsi, ha creato un caso, pare che non ti presenti al campo. Devo andare in Argentina, c'è la roba là. È un nuovo caso Maradona. Sì, può essere. Sì, il coppolo non beva più bene. No. Va bene, adesso sentiamo il presidente che vuole rinforzare la squadra per l'anno prossimo. Sì, adesso io la voce, diciamo in bambo, niente. Vuole rinforzare la squadra per l'anno prossimo, però ci sono dei problemi perché Gardini non rileva la società. Mancano i finanziamenti. Se non gioca domani, un altro anno è fuori squadra. Domani deve giocare. Bergerdino. Dunque, stasera la trasmissione è portata sul caso Bertoncini. No, ma Bertoncini è eliminato. No, ormai bisogna andare avanti. Adesso sentiamo Rocca, che è un tuo compagno di reparto. Sentiamo cosa dice su di te, perché lui parla all'esperienza. Sentiamo cosa dice. Comunque per l'anno prossimo sei riconfermato, non c'è problemi. Nella termi idraulica. Nel Bobby non lo sappiamo. Intanto c'è la presidentessa che... La signora Lucetta che vuole parlare, poi la faremo parlare. Allora Rocca, con tutta la tua esperienza però ogni tanto ti combina qualcosa. Qualcosa, è un bravo ragazzo, è che ogni tanto non so cosa gli succede, ha qualche vuoto mentale, però speriamo che adesso ritorni, insomma è passata una settimana, ha avuto tempo di riflettere. Le ultime notizie sono che Bertoncini l'ha fatta apposta, per essere libero venerdì sera per andare allo slalom, è vero? Non mi risulta. Voce, qua gira questa voce, poi pare non lo so. Che era in prima fila venerdì sera lo spettacolo della Moana Pozzi, la porno star. È la mafia questa che fa dice questo. Comunque adesso bisogna mettersi d'accordo, domani cercate di aiutarlo perché lui è in un momento psicologico un po' particolare. Sì, però indubbiamente un giocatore di valore, è stato già nel top 11 della seconda categoria più di una volta, quindi ecco, domani potrebbe insomma fare anche uno sforzo. Va bene, adesso Bertoncini ha assicurato la sua presenza in tribuna, adesso i tifosi devono cercare di portarlo in campo. Hanno portarlo in campo, ecco, ci sono 100 metri neanche. Siccome noi di Marsale verremo giù con Vittorio, provvederemo in modo che sia lui a portarlo in campo. Sì, direi che è la persona più indicata, perché sicuramente ha una forza di convinzione notevole. Non molto nascosta. Va bene, adesso passiamo a tuo fratello che è l'avversario. No, vieni che la società gli va a parlare. Poi sentiamo anche Armani. No, Armani facciamo parlare, altrimenti non gli do mia figlia. Se Armani non viene a parlare, la prima volta che parla con mia figlia gli stronco la carriera. Allora, quest'anno troverai il Bobby d'avversario. Cosa pensi? Primo anno. Te lo trovo d'avversario. Speriamo di vincere. Pensa che se Bertoncini continua a fare questi regali, sì, no, sono magari lo incontrate sotto una casa. No, a novembre. Periodo dei morti. Perché Bertoncini è un periodo che regala, ecco. Va bene, tu sei contento di essere passato con Solengo? Sono contento per due cose. Primo perché venendo da Piacenza in 10 minuti sono a Rossolengo. Secondo perché c'è un bel campo. Terzo perché c'è anche il bomber. Terzo perché c'è il bomber.
ti assicura 10 gol a campionato o 15, cosa che Brega non riesce quasi mai a fare. Va bene, salutiamo anche Rocca e portiamo qua Armani. Dai, vieni su. Salutiate Vittorio ancora e Matteo. Armani ha detto che vuole parlare del caso Bertoncini anche lui. Sì, sì. Secondo me è un traditore. Prima cosa è un traditore perché ha iniziato il campionato, aveva detto che faceva l'ultimo anno se ci rafforzavamo per andare in prima e la terza giornata molla tutto. No, ma poi vedrai che arriva. Domani ci mandiamo Vittorio. Se non riesce Vittorio la cosa è grave. Comunque, tu sei un allievo di Bertoncini, ti ha tirato su lui. Sì, bisogna dirlo. Bisogna dirle cose, bisogna dirle come stanno. Però cerca di evitare gli errori che fa lui. Gli errori che fa lui non parli. No, mi fa lui e basta lì. Sono 11. Adesso vorremmo sentire Vittorio, il quale è stato un segnalino ai tempi di Salso Minore. Lui ha un... No, Vittorio non è finito. Ha un programma particolare perché una domenica va a Varcio, una domenica va a Bobbio. Sentiamo un po' cosa pensa sull'esordio di suo figlio. Non c'è mia niente, ma sarà. Che sarà? Non vuol parlare, però... Domani ci sarà un pullman da Marsaglia che andrà proprio a vedere la partita proprio per questo motivo. Perché per Bertoncini vogliamo giocare. Chiudo. Arrivederci, dobbiamo ancora sentire Matteo e la presidentessa. Lucetta, vieni qua, dai. E qua dalla Lucetta. È Lupo, Lupo. Lupo. Sentiamo Lupo. Lupo, vedi. Questo che intervistiamo adesso è stato quello che ha fatto mettere le reti al campo di Salso Minore intorno per evitare le risse. Questo era un portiere, poi di portieri ne avevamo due o tre, l'abbiamo messo in attacco, segnava più di Brega. Allora, le scarpe al chiodo sono appese in via definitiva? No, per quest'anno sono al chiodo, ma l'altro anno le tiriamo fuori. Questo è il titolare del locale dove andiamo a festeggiare, nel famoso padlon. Bisogna ricordare il cuoco Boniperti, Boni. E quest'anno vuol preparare una sorpresa per la squadra per quest'estate. Puoi dire qualcosa? No, sono cose che non si può mica dire, perché facciamo il torneo qua a Marsali e allora bisogna tenerle un po' nascoste. Altrimenti ci sono quelle di Bobbio poi che vogliono copiare. Comunque noi la squadra sarà la solita. Io e te sicuro. Il panchino però. Se ci siamo io e lui poi bisogna trovare anche gli altri 5-6 che giocano. Perché noi non corriamo, lo sapete già. Ah no, andiamo in panchina. Allora la Lucetta la vai a intervistare te? La Lucetta la intervista Vittorio. Abbiamo la presidente. Oh, la Donati va là e ci sarà questa qua. Noemi. Vieni qua, Noemi, vieni qua che ti dico. Una cosa, adesso facciamo intervistare Tagliaferri, facciamo intervistare la sua fidanzata, perché in qualità di capitano è stato l'unico a cui abbiamo permesso di portare una donna. Un'intervista, tema dominante per Bertoncini. No, io volevo soltanto intervistare per una volta il centravanti ufficiale di questa squadra, che è Croce, e che non vuole mai parlare, non vuole mai dire niente. Lui è la rotonda sul mare, dichiarato la rotonda sul mare per il suo ottimo movimento in area. Quindi è giusto che intervistiamo lui. No, adesso dobbiamo intervistare te. Dobbiamo intervistare te. Quindi, permettiamo a te. Però pare che la presidentessa sia rifatta viva, già, guarda. Già, prendi, fai un completo. Che domanda vuoi farmi? No. Non del vecchio tandem. Il vecchio tandem, allora quando è che vediamo rischierato il vecchio tandem Lupo Croce? Io penso che quando faremo la festa dei 50 anni
vedrete il nuovo tandem, il vecchio nuovo tandem, Lupo e Croce. Io giocherò un po' più avanti, lui un po' più indietro, perché lui può giocare anche in porta, non ha nessun problema. Poi è uno che è un fisico che corre tutto il campo, lui parte sempre in difesa, lui dice fa il difensore, poi se ti volti in difesa non c'è mai. Quanti gol negli ultimi tornei di Sarso Minore? E soprattutto quante risse hanno? Gol non li ho contati, per le risse il conto l'ha tenuto Lupo e qua sentiamo. I risse bisogna andare in caserma, te lo sa dire in caserma. Non è mica vero, perché non abbiamo mai fatto niente di male. C'era quelli di Quadrelli, sì, ma quelli di Cataragna, c'era Vittorio che faceva segnalini e che cosa. Comunque Tagliaferri con me andava bene, perché lanciare brega è uno che scappa, io ero la fermo, bastava che uno avesse un po' l'occhio da lanciare e mi beccava sicuro. Poi c'è un'altra cosa da dire, io coprivo anche uno specchio di porta e quando Tagliaferri tirava bastava che mi spostavo 10 cm e era fatta, è vero o no? È vero. Ma la tua coesistenza col vecchio Brega com'era? Dunque io stavo fermo, Brega non passava mai il pallone, per fortuna che quando c'era qualcosa da risolvere entrava Lupo e risolvevamo tutto, però Lupo partiva sempre dalla panchina, anche se... No, io parlo benissimo. Anche se l'ultimo gol della stagione 89 l'ha segnato Lupo, che poi si è rivelato un grande cantante nel ritorno sulla Corriere di Ballerini. Magari vuole ripetere. Poi si è ubriacato, è vero. Però quella sera là ce n'erano degli altri. Facciamo i nomi o solo i cognomi? Bertoncini, Tagliaferri, Brega, Gemellino, Armani, Navati, Boccaccia, Boccaccia 1 e Boccaccia 2, c'erano tutte e due. Ma il pupillo Navati come mai non è presente? Navati è assente perché l'amorosa pare che abbia vietato che venga a giocare ancora a Marsaglia. Perché il contratto di Sassi è saltato. Pare che gli abbia vietato di giocare a Marsaglia perché poi si fermava sempre nel locale di Lupo, là nel Padlon, e andava a casa alle 2 o alle 3, c'erano dei problemi del viaggio. Comunque c'è la presidentessa sempre che vuole farsi intervistare. E poi c'è Matteo, il segretario comunale di Bobbio, che deve farlo parlare. Portalo un po'. Sì, portalo. Matteo! Claudio, porta domanda. Intervistiamo Matteo Fischetti, segretario comunale del comune di Bobbio, il nostro amico carissimo. Ci illustrerà il programma della prossima stagione. Speriamo che riusciamo a organizzare un torneo per ragazzini. Io la mia parte la metto in quanto mezza difesa ce l'ho a disposizione. Speriamo a zona, ormai il gioco della Juve. Poi speriamo che anche riusciamo a ripetere i successi degli anni passati, quando si avevano delle belle squadre qui a Marsaglia, si vedeva un po' tutti i giocatori, tant'è vero che la maggior parte di questi giocatori del Bobbio noi li abbiamo visti giocare da ragazzini. Speriamo che per l'anno 21 si riesca a scoprire dei ragazzi che per il futuro potranno fare qualcosa di buono. Riallacciandoci al discorso di Matteo, che è giustissimo, noi vorremmo fare presente una cosa. I nostri bambini, ragazzini sotto i 15 anni, sono andati a giocare, hanno rimediato delle sconfitte terribili. Allora sentiamo Lupi Carlo, che è anche consigliere comunale, cosa ha da dire sul problema del campo sportivo. Niente, il campo sportivo purtroppo abbiamo notato che i lavori vanno a rilento e speriamo che l'amministrazione adesso ha detto così che ultimerà i lavori entro un mese, però la cosa mi puzza un po' perché andiamo nel tempo brutto, la gente a lavorare non c'è quasi mai, comunque si spera che vada tutto bene da poter seminare almeno il tappeto verde prima dell'inverno per poterlo preparare poi per la prossima stagione.
Abbiamo con noi anche il cuoco ufficiale della squadra, Maurizio Mazzolini, conosciuto come Boni. Volevamo sapere da Maurizio se per caso ci fossero delle altre vittorie, se lui è sempre disponibile per quelle pene all'arrabbiata che faceva nel pallone. Sempre disponibile per la squadra di calcio di Rossi o della prossima... Ah, da fastidio. Disponibile. Chiamiamo Modesto, dov'è Modesto? Un attimo che vuol fare una precisazione, Matteo. Abbiamo dimenticato che per i ragazzi abbiamo già trovato lo sponsor della squadra, che è il signor Gianluigi. Molto bene, un applauso a Gianluigi, il miglior miele della Valtrebbia. Adesso sentiamo ancora Paolo. Vieni Paolo, vieni. Ma sei già collegato col satellite? Dobbiamo andare in onda in 25 paesi, mi sembra. Vogliamo sentire da Paolo, una, siccome una volta ha lavato le maglie lui, e allora sua moglie non sapeva niente. Lui, per fare un favore alla moglie, ha lavato le maglie, solo che la numero 5 che mettevo io, che era la più larga, è diventata, non va bene neanche più alla figlia di Paolo. Va bene a me? Volevo sapere per il candeggio cosa ha usato. Acqua calda. Ha sbagliato tutto. Va bene, riprendiamo discorsi un po' più seri. Allora Matteo, metti tre difensori. Ma veramente li devo ancora scoprire anch'io. Uno è un portiere, sicuro, Michele. Gli altri due... Ma speriamo che il portiere non ripeta le prestazioni di Vaccarezza di quest'estate, dove la squadra ha beccato mediamente 17-18 gol a partita. Molto bene, molto esplicito Matteo nel dire le cose, anche se gli interessati sono i suoi figli. Lupo mangia come un disperato perché deve andare a cantare a Bobbio. Boni è appena arrivato. Allora, ci dai la ricetta delle tue penne all'arrabbiata o no? No, la ricetta è una cosa personale, che ormai sono anni che eseguo quelle penne così e non posso... Dato che è presente qua, volevamo intervistare la Betty. Puoi venire un attimo, Betty? No, vieni. Va bene, parliamo in greco, vieni. Adesso non voglio dire una cosa perché me l'ha segnalata Brega, non c'entra niente con... Comunque me l'ha segnalata Brega. C'è sempre un fatto, Tagliaferri non vuole che intervistiamo la sua fidanzata. Adesso deve spiegarci il perché. Continua a sviare i discorsi. Sentiamo un attimo il presidente e l'accompagnatore Vittorio Boccaccia. Va bene, sentiamo allora Paolo se pensa di riconfermare tutti questi giocatori. Sì, sono tutti confermati perché quest'anno un po' di soddisfazione me li hanno date. Ho vinto tre tornei, sì, vinti un torneo, uno primo, un secondo, un terzo, che può andar bene. Brega dovrebbe segnare un po' di più, ma per adesso. Chiudiamo questa trasmissione ringraziando il presidente Paolo Rossi, anche altri presidenti, perché non è solo. Abbiamo anche, come si chiama Paolo? Sergio e Ragalli, Sergio e Rebolini Giorgio. Noi ringraziamo in particolar modo Paolo perché dopo che Lupo con lo slalom è fallito, non come slalom ma come risultati, è subentrato Paolo Rossi, abbiamo vinto il secondo posto, San Salso. Le cauzioni partivano tutte. Ha avuto il coraggio di rilevare la squadra e partire nel giro di 3 anni, ha portato due vittorie a Salso Minore, una vittoria in Supercoppa Ferriere, una sconfitta in Supercoppa Ferriere per motivi di salute di qualcuno e la vittoria al torneo di Casamatti, il terzo posto a Romagnese e il secondo posto a Coli. Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno giocato per questa squadra, che adesso non vogliamo dire cosa hanno percepito di ingaggio perché poi le tasse li tartassano. Niente. Ringraziamo allora Paolo, Lupo, Matteo e tutti i ragazzi della squadra e in particolar modo Vittorio che ha fatto il guardialinee, massaggiatore,
calmava gli animi, avevo un po' d'asti con quelli di Catarania, ma poi tutto si è risolto per il meglio. Va bene, vi salutiamo e speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qua. Ciao.